Ti sei perso? Se vuoi, posso portarti da qualche parte. Devo tornare a casa. Thomas è sparito. Dark Matter è il film appena uscito al cinema nelle sale italiane del regista lancianese Stefano Doardi, una produzione italo-olandese. Di che cosa parla questo film? Parla di un fisico che studia la materia oscura. A un certo punto suo figlio sparisce, scompare, o meglio viene rapito da Elena, una donna misteriosa, e da quel momento lui inizia una ricerca del figlio ma anche di se stesso. Girato in Emilia Romagna e nel Lazio, anche perché abbiamo avuto i finanziamenti dall'Emilia e dal Lazio. È una coproduzione con l'Olanda, quindi la troupe era in prevalenza olandese. La post-produzione l'abbiamo fatta ad Amsterdam, frutto della coproduzione grazie al Super 8 Film Production, una società che ho insieme a Gianluca Stewart, che ha anche montato il film. Il cast è un cast a mio avviso importante, a cui tenevo molto. C'è sicuramente Alessandro Demchenko, che è il ruolo del fisico, Angelica Vallari, da questa donna misteriosa, Elena, ma poi c'è Orso Maria Guerrini, Daniela Poggi, Elisabetta Pellini, Thierry Toscan, insomma un cast variegato e importante, anche Leonora Giovanardi che interpreta la moglie del fisico. Perché questo film? Perché volevo fare un lavoro che potesse portare sullo schermo un tema per me importante, come l'accettazione dell'ignoto e del mistero, come elemento fondamentale della vita stessa, ma anche un film che portasse alla luce dei lati oscuri della società, come per esempio quelli legati alla violenza sulle donne, la scomparsa dei minori, temi che purtroppo sono presenti e che vanno comunque raccontati. Abbiamo avuto l'anteprima nazionale al Cinema Barberini, completamente sold out, poi siamo andati a Milano, siamo andati a Bologna, a Reggio Emilia, ieri a Pescara abbiamo avuto un grande pubblico, circa 300 persone, oggi Lanciano, continueremo l'Aquila, Vezzano, poi inizia un tour anche in Sardegna, torneremo in Emilia, insomma quello che è bello è il confronto con il pubblico e vedere che il pubblico ha bisogno di essere in sala, perché la sala poi è un'esperienza catartica di cui forse abbiamo dimenticato l'esistenza, e anche per me come autore confrontarmi con il pubblico è il motivo per cui si fa cinema. Angelique Cavallari, protagonista femminile di questo film, lei interpreta appunto la protagonista Elena. Una donna che? Una donna forte, una donna che sembra e che è giudicabile all'inizio, ma che poi durante il corso della storia scopriamo avere dei segreti molto pesanti da sopportare, una realtà scura, proprio come questa dark matter di cui lo scienziato fa questa ricerca. E niente, adesso non posso spoilerarvi, però questa donna arriverà tramite la catarsi a dare anche un senso di liberazione non solo ai personaggi del film, ma anche probabilmente allo spettatore. Ecco, com'è stato girare questo film? È stato molto intenso, penso che sia uno dei ruoli più complessi e difficili di tutta la mia carriera. Un film che fonde immaginazione e realtà? Sì. Soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Elena e tutte le ambientazioni che riguardano Elena e Thomas. Siamo in una dimensione dove non sappiamo dove finisce la realtà e dove inizia l'immaginazione, e questa è una delle cose che lascia lo spettatore con molti dubbi, ma che lo spinge a vedere il film fino alla fine. Ci sono delle novità? Guarda Antonio, questa donna è un mistero. È stata più di un uomo.